Questa è la mia GoPro Hero 10 e sembrerà tutto quanto normale, ma in realtà sto avendo lo stesso problema che ho riscontrato su GoPro Hero 9 Black, ossia le folding fingers si stanno arrugginendo. Queste erano le folding fingers della mia GoPro Hero 9 Black. Questo è un grande problema di GoPro. Vediamo oggi come risolvere questo problema e come incrementare il potenziale o le capacità di GoPro sostituendo questo aggeggino qua. Ciao, sono Max Salvato. Dal 2017 mi piace accompagnarvi nella scelta delle migliori action cam con tutorial, test sul campo e curiosità. Sono già tantissimi ad apprezzare i miei contenuti. Benvenuto o benvenuta anche tu. Ah, quasi dimenticavo. Sono un italiano ad Abu Dhabi e ho un amore incondizionato per le tavole. Su strada, su acqua o su neve, non importa. Ci vediamo nel canale. Buona visione. Con l'arrivo di GoPro Hero 8 Black, con l'introduzione delle folding fingers, che per inciso erano state rimosse, o meglio, è stato rimosso il frame attorno alle vecchie GoPro ed è stato creato un design unico, bello compatto, con l'attacco per i supporti direttamente dentro alla telecamera, rivoluzione. Peccato che però queste folding fingers tendono ad arrugginirsi. Ai tempi di GoPro Hero 8 comprai delle folding fingers originali sostitutive nel caso in cui fosse successa qualunque cosa, perché all'epoca non si sapeva che si sarebbero arrugginite. Con GoPro Hero 8 non mi successe mai niente, ma con GoPro Hero 9 successe che dopo pochi mesi di utilizzo, un po' in acqua salata, un po' in acqua dolce, sempre telecamera ripulita dopo ogni utilizzo nell'acqua salata, le folding fingers si sono arrugginite. Per risolvere questo problema ho a disposizione due folding fingers, uno è l'originale, mentre l'altro è il Telesin che avete sicuramente visto nel video mega unboxing che lascio qua sopra in alto a destra. Andrò ad utilizzare le folding fingers di Telesin, ma vi spiego dopo averle montate il motivo per cui ho scelto loro. Non andrò ad utilizzare le viti in kit perché le viti che in questo momento sono dentro la telecamera sono messe ancora bene. Smonto il folding finger originale arrugginito, do una pulita generale al posto in cui andremo a mettere le nuove folding fingers, adagiamo con molta semplicità le folding fingers dentro la telecamera e andiamo ad avvitare le quattro viti in modo semplice ed efficace. Mi raccomando, non andate a forzare la chiusura delle viti, altrimenti le spanate. Le folding fingers sono pronte per essere usate, ma voi vi chiederete perché proprio queste? Le folding finger Telesin permettono innanzitutto di attaccare la telecamera a un qualunque oggetto con supporto a forchetta, ma anche di agganciare e avvitare qualunque supporto o pole con la vite standard fotografica. Qua sotto in descrizione troverete tutti quanti i link utili. Bene ragazzi, spero che questo video in cui vi ho fatto vedere come sostituire le folding fingers e vi ho dato anche una splendida idea per aumentare il potenziale della vostra GoPro con l'attacco a vite di questa signorina. È tutto, grazie per essere arrivati fino a qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nei vlog in giro per il mondo, cioè in giro per Abu Dhabi e zone limitrofe. Ciao 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 ciao.